i Bar y Café. Porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver. Ripartono i giovedì sera latini con Max Latino. No me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Il venerdì è all'insegna della musica dal vivo, dagli anni 70 ad oggi, con New Style and Gianca. Scommettiamo che ti diverti? A Voghera, in via Fratelli Rosselli 139. Buon mercoledì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Emergenza immigrazione. Almeno 20.000 richiedenti asilo che entro qualche settimana potrebbero rimanere fuori dalle strutture di accoglienza. Il motivo? Mancano i fondi, che ammontano ad oltre 600 milioni di euro. Ogni straniero, secondo il Dipartimento Immigrazione, costa tra i 25 e i 45 euro al giorno. Fino ad ora l'Italia ha sempre assicurato la dimora, i pasti e l'assistenza giornaliera, ma questi servizi non potranno più essere garantiti senza i dovuti fondi. I migranti che resteranno senza strutture saranno liberi di circolare in Italia in attesa di una nuova sistemazione. Tu cosa ne pensi di questa situazione? Allora, io penso che sia giusto e doveroso aiutare il prossimo, anche se questo prossimo arriva da fuori. Però nel momento in cui c'è una crisi come quella che stiamo subendo noi nel nostro paese, penso che la cosa primaria sia quella di aiutare noi stessi prima e poi eventualmente gli altri. È ovvio che in una situazione come questa purtroppo perché sono persone anche loro, è una di quelle cose che vai a tagliare, però a mio avviso andrebbero anche tagliate tante altre cose prima sul livello, diciamo, anche politico e legato alla politica, però d'altronde non decidiamo noi e i primi tagli che vanno a fare sono questi e purtroppo questa è la situazione in Italia. Io penso che si dovrebbe dare una mano a tutti in primis, che dando prima una sistemazione buona a queste persone, integrandole bene nella società, si riesce comunque ad aiutare tutti alla fine, sia loro che noi che tutti, perché comunque loro lavorando in Italia possono contribuire allo Stato come gli italiani lavorando in Italia possono contribuire allo Stato. Io penso questo, che comunque non c'è da fare discriminazioni, lui è cattivo, lui è buono, perché le persone cattive alla fine non sono qua, sono da tutt'altra parte, non sono quelli che vengono qua, perché le persone che vengono qua vengono per cercare un aiuto alla fine, no? Una mano da noi, e se noi gli chiudiamo la porta in faccia come il loro Stato ha fatto prima di noi, perdono la speranza. Perdere la speranza penso che sia la fine del mondo, dico, perché la speranza ci deve sempre essere e se noi gliela neghiamo è brutto, tutto qui. Non so cosa dire, perché è una brutta situazione, anche per noi. A me dispiace per questi immigrati, però per noi mancano i posti di lavoro, anche noi, voglio dire, abbiamo tanti italiani che purtroppo hanno figli che non riescono a trovare posto di lavoro e quindi i nostri ragazzi che futuro hanno? Secondo gli ultimi aggiornamenti sarebbero quasi 132.000 le persone sbarcate in Italia dall'inizio dell'anno. Al di là dello spirito di accoglienza, tu credi che dietro a ciò ci potrebbero essere altre ragioni che portino ad accogliere degli stranieri in Italia? Io penso di sì, ma spererei di no. È ovvio che ci potrebbero essere e ci sono altre ragioni legate a un possibile guadagno, a un possibile, diciamo, secondo fine, come da sempre è in queste situazioni. Però ovviamente si cerca di pensare positivo e di sperare che non ci sia una situazione del genere sotto. Diciamo, mettiamola così. Speriamo di no. Può darsi. Cosa magari di losco dietro c'è,
Penso, ma preferisco non dirlo. Lo Stato non è disposto ad aiutarli decentemente come devono essere aiutati e i cittadini non li considerano come parte integrante del mondo, ma li considerano come degli alieni, diciamo, perché alla fine li considerano così i cittadini, non solo italiani, ma anche europei in generale. Giusto appunto, come dicevi tu, per guardare le cose dalle due diverse prospettive, dai due diversi punti di vista. Venerdì scorso c'è stata una protesta da parte di 80 migranti che hanno bloccato il ponte sul Po di Bressana-Bottarone, lamentandosi del fatto che da mesi non ricevono i 2,50 € al giorno, cioè il pocket money, e si sono lamentati appunto del fatto che vivono comunque in condizioni igieniche abbastanza scarse. Tu di questa situazione cosa ne pensi? Beh, io penso che l'Italia è un po' così, nel senso quando c'è qualcosa di collettivo non si riesce bene a fare tutto, no? Cioè c'è sempre qualcosa che non funziona. Anche gli italiani hanno fatto proteste per i treni, per altre cose, quindi è una cosa totalmente normale questa. Le proteste ci sono in tutti gli stati, in tutte le città, perché appunto non viene amministrata bene la situazione.